Io domando a uno, mi permetta di tagliare in legno un pezzo di legno in forma di croce. È vietato, severamente. Lui non può resistere, va via, e così io ho potuto tagliare un pezzo in forma di croce che ho nascosto nel sapone fino alla mia uscita e coperto con un po' di metallo è diventato la mia croce della prigione. Quella croce il cardinale François Xavier Antoine la portò fino all'ultimo giorno della sua vita. Appesa al collo con una catena costruita con filo elettrico lungo gli interminabili anni della sua prigionia in un carcere vietnamita. 13, di cui 9 in completo isolamento, sorvegliato da due guardie a cui veniva dato il cambio ciclicamente, in modo che non potessero subire l'influenza di quell'uomo accusato di aver complottato con il Vaticano e gli imperialisti. L'arcivescovo coadiutore di Saigon fu arrestato il 15 agosto del 1975, pochi mesi dopo la caduta della città nelle mani dei comunisti. Uomo con il martirio nel DNA, erede di una famiglia che da secoli subiva persecuzioni a causa della fede cristiana. Aveva la colpa di essere nipote del despota del sud, di Hun Dien, ma soprattutto era in comunione con la Chiesa di Roma. Dal 1991, anno in cui fu esiliato, iniziò a testimoniare nel mondo la sua fede, raccontando degli anni dietro le sbarre, dove celebrava messa sul palmo della mano con briciole di pane e 3 gocce di vino arrivate fortunosamente dentro la cella. La sua mitezza, la forza del perdono e i pensieri affidati a foglietti fortuiti convertirono più di un carceriere e sono oggi agli atti della Chiesa. Sono gli anni che forgiarono il suo spirito, sempre improntato al bene e all'amore per la croce. Nel 2007 si aprì il processo di beatificazione e oggi il Papa ne ha riconosciute le virtù eroiche. Santo moderno, la cui storia ricorda i martiri dei primi secoli.